Ciao, sono Giuditta e mo vi spiego. Oggi parliamo di Elvis, il nuovo film ovviamente su Elvis Presley che io ho visto recentemente e mamma mia, mi è piaciuto tantissimo. Poi io adoro Baz Luhrmann, il regista, c'è chi lo ama e chi lo odia, ma lo riprenderemo nel corso di questo mo vi spiego. E niente, mi è piaciuto tantissimo. E poi la colonna sonora. In questo mo vi spiego ci concentreremo principalmente su l'analizzare Elvis a confronto con il filone che sta andando negli ultimi anni, in realtà dall'uscita di Bohemian Rhapsody, ecco, fino adesso, di creare film musicali, quindi su band o artisti famosi. Soprattutto del passato, ovviamente, e che diciamo ha proprio preso il via, boom, ha fatto il botto. C'è da dire che questo film ha tanto, tanto, tanto del regista, come è giusto che sia, nel senso che Baz Luhrmann è un regista molto famoso, che ha insomma, tra tutte le sue produzioni vediamo tipo Il Grande Gatsby o Moulin Rouge, Romeo e Giulietta, che insomma, quello forse. È stata un attimo la parte peggiore, ecco, diciamo, di tutta la sua filmografia, però io ho sentito in questo Elvis tantissimo Moulin Rouge, soprattutto nelle scene iniziali, e quindi contentissima. Io amo Moulin Rouge da morire, e anche il fatto che fosse un film musicale, secondo me, ha aiutato tantissimo il regista, perché comunque all'interno di tutti i suoi film la colonna sonora spacca sempre, sempre. Appunto, anche nel Grande Gatsby, secondo me, è una colonna sonora incredibile, molto contemporanea, e anche in Elvis c'è un po', ovviamente, anzi molto, il richiamo al passato, quindi alla musica degli anni 50, 60, 70, eccetera, eccetera, come è giusto che sia, ma è molto moderno in ogni caso, quindi è veramente bellissimo. Poi vabbè, io amo la musica di quegli anni, quindi ho anche il blues, insomma. Ok, ma entriamo più nel merito. Dunque, appunto, dall'uscita di Bohemian Rhapsody tutti sono impazziti per questo genere cinematografico, ovvero i film musicali centrati su una band, un artista, come ho detto prima. Ok. Con Bohemian Rhapsody essenzialmente c'è stato l'inizio di tutto perché Bohemian Rhapsody è un film estremamente adrenalinico. Ha tanti errori, non è un capolavoro dal punto di vista tecnico oggettivo, ovviamente, ma è veramente impossibile dire che non sia adrenalinico. Gli ultimi 20 minuti o canti con loro oppure esci dalla sala e non ti far mai più rivedere perché è davvero un qualcosa di incredibile. Un altro esempio potrebbe essere Rocketman, che non ha sfondato tanto quanto Bohemian Rhapsody, anche perché c'era una costruzione diversa. È stato fatto a mo' di musical, quindi ogni canzone, ovviamente incentrata su Elton John, cioè ogni canzone di Elton John, raccontava una parte della storia, quindi non era utilizzata solo da sottofondo, comunque presa come canzone in sé per sé che l'artista doveva cantare, ma come un pezzo narrativo di tutto il film, quindi attraverso le parole delle canzoni si narrava una storia. A me personalmente, ma ovviamente è un'opinione estremamente personale, è piaciuto addirittura più Rocketman di Bohemian Rhapsody, anche perché amo Elton John, quindi però con Elvis si è fatto un altro tipo di lavoro. La musica qui c'è, ovviamente, è pieno zeppo il film, ma se negli altri film le musiche principalmente erano tutte, o bene o male quasi tutte, dell'artista in questione, quindi dei protagonisti della storia, nel caso dei Queen, oppure nel protagonista, ovvero Elton John in Rocketman, qua abbiamo non solamente le canzoni di Elvis, ma tantissime altre canzoni, sia del passato, sia contemporanee, ovviamente un po' riarrangiate.
E la trovo una cosa stupenda, perché ovviamente non si è voluto fare la cosa banale di dire sì, ok, facciamo un film musicale, tutta la colonna sonora, la sua discografia, appunto, basta, ma si è giocato molto con le emozioni. Dico si è giocato molto con le emozioni perché ovviamente a seconda di che musica si utilizza all'interno di un film, lo spettatore è più propenso a provare un determinato sentimento piuttosto che un altro, ma questo mi sembra abbastanza basilare, ecco. Con Elvis un'altra, diciamo, differenza è stata proprio quella di porre il focus, o comunque la narrazione più che altro, non sul protagonista in sé per sé, ma in questo caso su Tom Hanks, ovvero il manager di Elvis Presley. Questo ha portato alla creazione, diciamo, di un film non piatto sulla sua biografia, appunto, basta, ma ha posto una sorta di interrogativo nello spettatore fin dall'inizio, soprattutto per quelli magari meno esperti che non conoscono tutta la storia di Elvis, che diciamo fin dall'inizio lo spettatore rimane lì e si domanda: ok, ma quindi in che modo è invischiato il suo manager? Come ha partecipato alla distruzione, tra virgolette, di Elvis? E quindi non c'è solamente la pura biografia, che può anche annoiare se non si è appassionati, ma c'è questo elemento in più. Secondo me questo elemento è stato veramente una trovata geniale, perché appunto 2 ore e 40 di film possono anche stancare, soprattutto perché è un film biografico. I film biografici difficilmente riescono a catturare l'attenzione così tanto da dire: oh mamma mia, chissà come va a finire. Di solito si conosce già la fine e quindi si è un po' propensi magari a perdere l'attenzione. Ecco qua no, proprio perché c'erano questi risvolti, queste sottotrame che hanno portato avanti il film, ovviamente lasciando sempre come protagonista Elvis, però rincarando la dose, dicendo: aspetta un attimo, perché c'è anche un'altra cosa. E poi, parliamo di cose tecniche. Visivamente parlando, wow, cioè l'inizio e i primi minuti sono qualcosa di favoloso, in pieno stile Baz Luhrmann, pieno stile Grande Gatsby, Moulin Rouge, bellissimo. Un caleidoscopio totale, e anche andando avanti nel film, se notate, ci sono tantissimi particolari, ovvero il particolare con l'inquadratura che riprende un oggetto da vicinissimo. Questa è una caratteristica proprio di Baz Luhrmann, che va proprio vicino alle cose per riprenderle, e sembrano quasi surreali. E la caratteristica del regista è proprio questa, di creare delle immagini sempre surreali. La cosa che mi è piaciuta forse di più in assoluto è che questa tecnica è stata utilizzata proprio per questo film. Quindi c'è stata una coerenza con la narrazione. Mi spiego meglio, stiamo parlando di Elvis Presley, quindi un artista estremamente eccentrico, e quindi il modo di raccontarlo visivamente è quello di inserire il più possibile questo montaggio, questi elementi visivi, queste inquadrature molto eccentriche, caleidoscopiche, piene di colori, piene di movimenti veloci. Insomma, ho trovato una coerenza tra la storia raccontata e il mezzo con il quale raccontarla, che secondo me, cioè, per me queste cose fanno impazzire, veramente l'ho trovato stupendo. Quindi non ci siamo limitati a raccontare questa storia, ma quello che secondo me è la cosa bella proprio del cinema e di determinati registi è che si è vista l'impronta di Baz Luhrmann e ha detto: questo è il mio film, proprio perché il mezzo era estremamente simile alla persona che voleva ritrarre, e questa coerenza è bellissima, come ho detto prima. Detto questo, cast pazzesco, e parlando proprio del manager di Elvis Presley, ovvero Tom Hanks, wow, cioè io non l'avevo mai visto interpretare un ruolo da cattivo, diciamo, comunque non da Walt Disney, quindi super positivo, ok? E wow, mi è piaciuto tantissimo.
E la cosa forse ancora più bella è stata che l'utilizzo, diciamo, di Tom Hanks per interpretare il manager non è stato, diciamo, c'era sia la parte negativa di quest'uomo, che è ovviamente quella più grossa, quella preponderante, ma anche una piccola parte positiva, perché lo spettatore è sempre lì che dice sì, però in ogni caso si è affezionato a lui, sì, però lo vede come un padre, insomma. C'è anche una parte buona e quindi secondo me questo connubio tra queste due parti diametralmente opposte ha portato un'interpretazione stupenda da parte di Tom Hanks, e quindi grande scelta anche per Tom Hanks. Un'ultima cosa, diciamo più una curiosità, che mi ha detto soprattutto, devo dirlo perché non è farina del mio sacco, mi ha detto Andrea, il caro ragazzo Andrea Fleba che lavora da Movie Planet nella sala di Parona, mi ha raccontato mentre stavamo entrando a vedere il film e mi strappava i biglietti, mi diceva guardati il video su YouTube di Merluzzo che parla del doppiaggio, l'ho visto ed è super interessante, tra l'altro ve lo consiglio. Vi eravate accorti che nel trailer la voce di Elvis Presley non è la stessa di quella del film, cioè il doppiatore ovviamente? Io non me ne ero accorta, me l'ha fatto notare Andrea, appunto. E niente, è super interessante anche questo video, che comunque fa vedere un po' che lavoro c'è dietro al doppiaggio, e devo dire anche in questo film il doppiaggio stupendo. E ricordiamoci anche che è molto difficile per un doppiatore italiano doppiare una star internazionale e soprattutto così famosa. Quindi, e ricalcare quindi la parlata, secondo me questo lavoro che ha fatto Merluzzo estremamente coerente con il personaggio di Elvis Presley, e non l'ho trovato assolutamente ad esempio in Bohemian Rhapsody con Freddie Mercury, forse proprio perché la voce di Elvis Presley era molto più unica, caratteristica a livello di parlata proprio rispetto a quella di Freddie Mercury, però non sto parlando del canto ovviamente, però good job, cioè bellissimo. Bene, questo mo vi spiego potrebbe riassumersi in bello, wow, bellissimo, però vabbè, spero di essermi fatta capire un po' e avervi fatto soprattutto capire le differenze di questi film musicali che stanno facendo, diciamo, scalpore in questo periodo, che comunque piacciono tantissimo. Ce ne sono anche tantissimi altri, si veda Ray ad esempio, ma veramente ce ne sono tantissimi. E niente, mi raccomando, nel caso in cui ne escano altri, sicuro come l'oro, andate a vedere le varie differenze o magari punti in comune, se li trovate, che sicuramente ci sono. Ma vabbè, detto questo, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo Movie Spiego.